Waveful, che cos'è questo nuovo social e conviene scaricarlo? Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a parlare di Waveful. Waveful che è un nuovo social che è scoppiato, è stato proprio il boom nell'ultimo periodo. Ma vi spiego un attimo subito dall'inizio. Ma prima di iniziare ragazzi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, iniziamo subitissimo, che questo video sarà un po' lunghetto, però questo è proprio un tutorial proprio completo su tutto ciò che c'è da sapere su Waveful. Ok ragazzi, iniziamo subitissimo. Quindi iniziamo dal dire che innanzitutto Waveful è un social network molto simile a Instagram, nato da un annetto più o meno, ed è tutto italiano, fatto da questi bei tre ragazzetti che stanno qui nelle foto che vi faccio vedere qua. E questi tre ragazzi che hanno inventato Waveful sono italiani e si chiamano Gabriele, Steven e Dennis. Oh, bravi, bravi ragazzi. Oh, finalmente. Innanzitutto diciamo che un parere mio personale, che questo Waveful, raga, è una ventata di freschezza nel mondo social, perché questo social, ragazzi, è rivoluzionario. Ora vi vado a spiegare subito perché. Quindi iniziamo subito ad aprire questa app. Allora, ci siamo, apriamo l'app. Ok, allora andiamo a vedere questa app. Ok, quindi aprendo l'app, innanzitutto si apre subito sulla home con il tasto con la casetta in basso a sinistra, e ci sono anche gli tsunami. Gli tsunami sono degli hashtag barra pagine barra gruppi, diciamo. Ok, per intenderci. Ok, quindi quando pubblichiamo una foto gli mettiamo l'appartenenza allo tsunami che più gli si addice, diciamo. In questo caso noi dalla home vediamo lo tsunami del qualsiasi tsunami che Waveful ci suggerisce di guardare, ok, a prescindere se seguiamo lo tsunami o non lo seguiamo, ok. In questo caso io seguo questo tsunami, lo seguo anche questa persona. Quindi andiamo a vedere se c'è qualche, se mi suggerisce qualche tsunami che io non seguo. Vediamo, ecco, tipo questo tsunami TikTok, tsunami tutto Italia che io non seguo, e mi suggerisce di guardare questo bel prato. Ok, quindi andando avanti sempre su tsunami che io seguo. Ok, invece l'unica cosa che purtroppo non si può switchare da destra a sinistra sulle varie pagine, ok, sulle varie zone. Quindi non si può andare a destra e sinistra, ma si può andare soltanto sopra e sotto. Vabbè, questo è una cosa che spero risolvano, ok, perché magari è più comodo andando a, magari hai scrollato tanto e per tornare indietro, magari come vi faccio vedere adesso, devi tornare di nuovo sopra. Per esempio adesso voglio andare a vedere la parte degli account, ok, quindi in alto a sinistra ti fa vedere tutti gli account che nel mondo Waveful che Waveful ci suggerisce di guardare, ok. In questo caso illustration, la clessidra, come ora tra poco vi andrò a spiegare, la clessidra è tipo una stories, ok, vi dà la possibilità di postare la foto o il video per quante ore vi pare, 6, 12, 24 e 48 credo. Ora vi andrò a far vedere, ok. Quindi in questo caso ci suggerisce questo, vedi, art ci suggerisce, gothic ci suggerisce, cosplay Italia, fantasy Ita, vedi, suggerisce un po' di roba. Se invece andiamo nelle tendenze, ok, possiamo vedere le tendenze, ciò che va di tendenza, ok. Quindi a prescindere sempre se noi seguiamo lo tsunami o non lo seguiamo, ok. Quindi in questo caso ci suggerisce creatività, passione, idee, ok. Quindi questa bella calzetta così, questo
anche persone che noi magari non seguiamo e ci suggerisce, dice, oh, vedi, sta persona ha fatto un contenuto che probabilmente può piacerti ed è di tendenza, e quindi ce lo mostra. Ok, gli mettiamo un bel like, perché il like non si nega a nessuno, raga, un bel like fa sempre piacere, quindi lo mettiamo. Va bene? Quindi continuando a dire, c'è questa tendenza, questa è un'altra tendenza di quale? Di stay calmo. Ok, e questa è un'altra tendenza, gli mettiamo un altro bel like. Cosplay sempre. Cosplay, questa è una persona che non segue, però Waveful ci suggerisce, dice, oh, questo ha fatto delle cose che ti possono interessare. Ok, quindi e via di seguito. Possiamo mettere sempre i commenti. Scriviamo, commentiamo, chiamiamo wow, ci sta. Ok, si può anche condividere link diretto o addirittura salva. Ok, si può mettere link diretto. Se facciamo link diretto, ci copierà il link di questa immagine e ce lo potrà far condividere dove gli pare, su WhatsApp, Facebook, tutte le parti che ci pare, anche su qualsiasi altra parte. Ok, se salva, salviamo l'immagine così come la vediamo. Va bene? Quindi, come vi dicevo, però, la grafica è una delle figate che è spettacolare, ci piace tantissimo. Perché? Perché, come vedete, c'è la grafica dell'immagine, però, vedi, c'è lo sfondo, cioè è riquadrata, l'immagine quadrata, e c'è lo sfondo sfumato che riprende l'immagine. È fantastica, raga, questa cosa è bellissima. Oh, finalmente, perché questa app non è come Instagram che ti dà un formato di merda 1-1 quadrato. Che cazzo lo usa quel film, quel formato? Ma come gli è venuto in mente? Oh, finalmente questa rivoluzione. Oh, vuoi un formato così? E te lo fai, vuoi il formato 1-1 de merda, ti piace quel formato de merda, ti fai il formato di merda 1-1, ma l'app è più intelligente di te, perché ti dà lo sfumato dietro, perché dice, ma che cazzo sta a fare? Ok, quindi anche il formato 16 noni, così come vedete tutto in 16 noni, l'app ti dà lo sfumato dietro per rendere tutto più omogeneo, diciamo. E questa, raga, è già la prima delle figate a bellissime che ci piace. Ok, se andiamo nella ricerca, ah no, aspetta, continuavo a dire che se invece, come vi dicevo, andiamo nella parte nuovi, vedete quella zigrinata in alto a sinistra, se andiamo nella parte nuovi, sta caricando, se andiamo nella parte nuovi vediamo che ti fa vedere tutto ciò che è di nuovo nel mondo Waveful. Ok, quindi di tendenza, nella parte tendenza, le nuove tendenze pubblicate ultimamente. Ok, quindi in questo caso vediamo Creators, questa che ha pubblicato la foto di sto unicorno con la bambola. Scendiamo questo bello Spider-Man così, gli mettiamo un bel like. Ok, quest'altra cosa qua, sto video. I video sono anche quadrati perché ti puoi scegliere tu il formato di video come deve essere. Ok, andando avanti vediamo cosa ci propone. Ci propone quest'altra foto di italiani su Waveful, esattamente. Ok, gli mettiamo un altro bel like a sta signora. Ok, quindi se invece andiamo nella parte cerca, possiamo cercare le persone e gli tsunami che più ci possono interessare. Ok, magari ci piace tsunami, che no, ci siamo appassionati di macchine, per esempio. Scriviamo, vediamo cosa ci esce. Se scriviamo macchine, vediamo quale che tsunami sulle macchine. Vediamo. Nessuno tsunami, forse devo essere più specifico. Se scriviamo motori, esatto, vediamo. Vediamo, c'è qualche tsunami sui motori, esattamente, ci sta tsunami donne, motori e fitness, quindi. Però perché è nuovo, quindi ancora non c'è tanti tsunami riguardanti vari argomenti, quindi anche tu puoi crearti il tuo tsunami e magari diventare virale, che lo tsunami è molto apprezzato da persone che hanno gli stessi tuoi interessi. Ok, ora poi vi faccio vedere come si fa anche lo tsunami, d'accordo? In questo caso ti fa vedere anche account, in alto ti fa vedere prima tutti gli account e sotto ti fa vedere tutti gli tsunami riguardanti la parola che tu hai scelto. Va bene?
Quindi se invece andiamo nella sezione messaggi, ti fa vedere tutti i messaggi con cui, con cui tu hai parlato, perché c'è anche la parte messaggistica, è certo. Quindi c'è anche la parte messaggistica, ti fa vedere tutte le persone. Quando la gente, questo è il messaggio che mi è arrivato di creator, che sono diventato creator su Waveful, ok? Quindi quando la gente magari a te ti scrive in primis, ti arriva qua. Qua appena tu gli rispondi, viene switchato in automatico nella parte della, che abbiamo visto prima, con le chat attive con le persone, va bene? Invece qui, se andiamo sulla campanella, ti fa vedere tutte le notifiche delle persone che hai avuto, che ti hanno messo il like, ti hanno messo il segui, ti hanno commentato e via di seguito, e anche dei badge. Vedete questo mappamondo colorato così? Questo è il badge che ora ve ne parlerò. Ok, andando nella parte account, questo è il mio account, possiamo vedere followers 411, like 2009 e questi disegnetti così, ok? I seguiti invece non ci sono, perché? Perché proprio parlando con gli sviluppatori, perché ho parlato anche con gli sviluppatori di alcune cose che vi sto dicendo adesso, i seguiti non ci sono proprio per evitare la terribile usanza del follow unfollow, ok? Quindi ragazzi, famosa capì. I seguiti non incidono in nessuna maniera la potenza del tuo post, ok? Se tu pubblichi un post, hai 7000 seguiti, non implica in nessuna maniera ciò che tu andrai a vedere o il post di quanto possa diventare virale, ok? Quindi il seguiti non implica in nessuna maniera proprio, cioè puoi seguire anche 10 milioni di persone. Non viene proprio calcolato zero, quindi il follow unfollow è proprio non ha senso proprio di esistere, perché proprio i seguiti non hanno proprio nessuna validità, zero, proprio così, ok? Quindi puoi seguire chi te pare, non ha senso, perché ci stanno tutte le maniere per vedere quello che vuoi, insomma, va bene? Quindi vediamo la chiocciola Kiwi, questo potete mettere il nome che più vi pare, e la gente vi cercherà in base o a quello che avete scritto su a fianco la chiocciola o come nome che avete messo sotto, ok? Io ho messo anche il collegamento a YouTube e quindi la gente direttamente da questo link, cliccando su questo link, vi raggiunge, in questo caso mi raggiunge su YouTube, dove ci siete voi che state guardando, ok? Quindi come potete vedere qua ci sta anche modifica. Cosa possiamo andare a modificare? Possiamo andare a modificare la foto, il nome, la biografia ed il link, perfetto. Invece questa parte qua, se andiamo a questa tavolozza colorata, possiamo scegliere il tema del nostro sfondo. Ma raga, è bellissimo, seconda figata, possiamo scegliere il tema dello sfondo, non come quel cazzo di Instagram che ti dice cose così e questo così è, no, tu hai un colore tuo preferito, il mio è il color cielo, hai un colore preferito, te lo metti. Guardiamo, ora io cambio in bluola, cioè metà blu e metà viola. Vediamo come mi esce, ed esce così, vedete, tutto in quello sfondo colorato, pure fuoco chiaro, esce così. Ragazzi, stanno tantissimi colori a disposizione, e qua vedi sta ancora caricando, forse esce qualcosa, perché è sempre in aggiornamento, ragazzi, sempre in aggiornamento. Io rimetto il blu cielo perché è quello che più mi piace, ok? Quindi come vi dicevo, questa è la zona beige. I badge sarebbero degli obiettivi, e questa è una cosa fantastica, perché ti dà come come un videogioco, diciamo, tipo degli obiettivi che piano piano puoi raggiungere, e è fantastico, ragazzi, fantastico. Terza figata. E quindi questi badge, quando raggiungi questi obiettivi, tu li prendi, li piazzi qua in alto a destra, così far vedere anche le persone che te guardano, dice: oh, hai visto, ho fatto sti badge, hai visto quanto sono figo. Però è bello, perché è una cosa innovativa, ragazzi, certo, questa è l'app delle innovazioni, bravi, bravi. Quindi vi faccio vedere un attimo i badge, come funzionano, facciamo una cosa così rapida, anche perché basta cliccarci sopra e vedi gli obiettivi. Quindi badge,
se andiamo nella sezione badge, ci sono due tipi di badge: badge per i follower, quindi questa mappa 10 followers, fino a un massimo di raggiungi 10.000 follower, ok? Quando raggiungi 10.000 follower, questo si può switchare. In questo caso proviamo a fare un cambiamento, come si fa? Ah, vediamo, metto il missile, raggiungi 100 follower, togliamo un badge, basta cliccarci e si mette qua. Semplice, raga, semplice, ma che vuoi di più? Ci rimetto il cuore, perché è quello che più mi piace, perché il cuore, e raggiungi 1000 like totali, ok? Basta switchare così e si emette il cuore, apposta il badge. Quindi badge per i like, da un minimo di 10 like fino ad un massimo di 100 like al commento, e fino a ricevi il super like, che ve ne parlerò tra poco. Questo raggiungi 5000 like totali. Io scesto quasi, ok? Badge per le visualizzazioni, 10.000 visualizzazioni fino a 50.000 visualizzazioni. Questo è il badge per il tempo di visualizzazione. Questo riguarda anche molto la monetizzazione, ok, dei creator, che ve ne parlerò tra poco. Quindi badge per il tempo di visualizzazione 10 minuti fino ad un massimo di 1000 minuti di visualizzazione dei post totali, ok? Andiamo a vedere gli altri tipi di badge. Questo è badge speciali, da un minimo di, vedi, ecco, il badge di benvenuto ti dà il badge di benvenuto e ti dà anche il utente premium VIP. Questo, quando inviti degli amici, hai la possibilità, per ogni amico che inviti, di avere una settimana di premium, che me ne parlerò, vi dà delle possibilità tipo di creare tsunami, di fare delle cose un po' più, diciamo, più particolari, che ve ne parlerò tra poco, d'accordo? Quindi diventa creator, io sono diventato creator, segui Wayful sui vari social, crea uno tsunami, mi sono creato uno tsunami che vi faccio vedere adesso. Quindi badge per gli inviti, invita un amico, invita tre amici, fino ad un massimo di invita 30 amici, a voglia. Ok, quindi badge per la serie di post, 7 post al giorno di fila, fino ad un massimo di raggiungi 60 giorni di fila di post, ok? Quindi badge stagionali, tutti di inverno ovviamente, questo è durante la stagione autunnale, estiva, invernale, vabbè. Questo è badge estivi, Halloween, questo è badge di compleanno, tra poco lo prendo, che il 26 febbraio è il mio compleanno, faccio 25 anni, ah, che bello, e avrò il badge di compleanno. Ok, quindi mi raccomando, ragazzi, fatemi gli auguri al 26 febbraio. Ok, quindi uscita da questa parte dei badge, andiamo a vedere la parte delle statistiche. Ok, statistiche, vi faccio vedere tutte le statistiche settimana per settimana. Quindi vediamo visualizzazioni, visualizzazioni uniche, somma delle visualizzazioni uniche per tutti i post del periodo della settimana, tempo di visualizzazione. Questo è statistiche dei like, vedi tutti i like che ho ricevuto dall'inizio, scende, sale e così. Ok, commenti, vedete, si inizia, si scende, si inizia, così. Condivisioni, super like 0, però super like non è una cosa che sinceramente io personalmente vado molto dietro, però se c'è, ben venga. Ok, e poi c'è la sezione dei pagamenti, entrate stimate, perché quando fai, diventi creator, puoi essere pagato per pubblicare, per le pubblicazioni. E questa, raga, è la quarta figata. Quindi i badge, no, i badge, la monetizzazione è attiva su questo social, molto più semplicemente di altri social. Ok, quindi in questo caso entrate stimate, vabbè, 20 centesimi, cazzo vuoi di più, se pubblichi post, che vuoi di più, dai, è su. Ok, invece se andiamo a vedere settimana, mora 20 centesimi, mese, perché comunque è una settimana, una settimana e mezza più o meno che sono creator, sono due settimane più o meno che sono su Wayful, quindi mettiamo mese, quindi intero 36 centesimi, però meglio di niente, insomma, andiamo. E quindi queste sono le statistiche. Poi, come dicevo, invita gli amici,
Vedi, invita i tuoi amici per ogni profilo premium di persona che inviti. Ok, quindi invita un amico e hai 7 giorni di premium che ti viene immediatamente attivato. Ok, quindi per ora vedi giorni rimanenti massimi 13 giorni su 90. Beh, condividi, se faccio condividi, ti dà la possibilità o di copiare o di condividerlo sui vari social, ok? Su altri vari social, va bene? Quindi invita, poi vediamo tsunami, puoi creare uno tsunami, io ne ho già creato uno che ora vi andrò a far vedere, però crea uno tsunami, creiamo adesso uno tsunami così lì per lì, senza dargli una conferma, ok? Crea uno tsunami. Vediamo. Ah, vedi, puoi creare uno tsunami ogni 7 giorni. Il tuo ultimo tsunami è stato creato troppo recentemente. Quindi puoi creare massimo uno tsunami a settimana. Ok, quindi io l'ho fatto. Sì, effettivamente questo tsunami che ho fatto io l'ho fatto tipo 4 giorni fa più o meno. Quindi ci sta. Ok, quindi questo è il cosplay di coppia che ho fatto lo tsunami riguardanti tutti i cosplay che fanno coppia, fanno foto insieme e li possono pubblicare sul mio tsunami. Ok, quindi andando a vedere il mio tsunami possiamo andare a vedere, vedi, membri 196, regole, puoi mettere le tue regole, modifica, cosa, foto, nome e biografia, ok, campanella che ti avvisa quando qualcuno mette un post. E colore, sempre colore, vediamo che colore è classico. No, mettiamo cielo, mi piace il cielo. Anzi, no, mettiamo cosplay di coppia. Vediamo se c'è sta rosa. No, mettiamo blu, la mettiamo così, effettivamente, così un colore un po' particolare. Ok, è a posto. È stato modificato il colore. Tac, semplice. Poi vediamo, questa è la sezione nuovi, gli ultimi post che sono stati fatti. Vediamo nella sezione migliori, invece migliori, questo ha fatto cosplay di coppia con sta tipa, che sta tipa ha fatto la foto, ok? 69 like, una condivisione, vedi, ti dice tutto, ti dice. Scendendo andiamo al pagamento, vedi, pagamento per ora non ci sono entrate di nessun tipo trovato, ok? Poi super like, i super like, ragazzi, io sinceramente ora per il momento non è che ci vado molto dietro, come vi ho detto, però i super like sono a pagamento, nel senso che 4 super like, come potete vedere, sono 1,99, vabbè, 2 euro, 4,99, però diciamo ogni volta che tu compri un tot di super like e dai un super like a qualche post, qualche creator, quello che lo riceve riceverà un tot di ricompensa dalla parte del pagamento sul super like che tu hai pagato, ok? Ci sta, è una cosa bella, anche questa è una cosa innovativa, quinta figata. Quindi, come potete vedere, qua c'è il super like, poi c'è sta premium, che vabbè, io sono già attivo a premium. E tema, possiamo switchare il tema di giorno, tema di notte. Se mettiamo tema di notte, esce tutto nero. Non mi piace, no, a me non mi piace sinceramente il tema nero. Quindi mettiamo tema di giorno, alla luce, così. Ok, ragazzi? Quindi proviamo adesso a pubblicare qualcosina. Proviamo a pubblicare qualcosina. Vediamo. Iniziamo dal fatto, giriamo la fotocamera, ci sta il flash, ci sta la cosa della fotocamera, giriamola. Oh, vediamo. Scattiamo una foto così. Ok, poi vediamo cosa succede. Nella foto possiamo scegliere il formato. Ti piace il formato di merda quadrato 1 a 1 e ti fai il tuo formato di merda quadrato 1 a 1. Tanto l'app è più intelligente di te che ti mette sfondo sfocato dietro, così dici che cazzo. Capito, ragazzi? Quindi selezioniamo così. Possiamo variare anche vari altri formati, ragazzi. Che te devo dire così, vedete così, così, o addirittura possiamo scegliere di modificare noi stessi la grandezza del formato. Vedete? Mettiamo lo zoom così. Oh, tiè, va che bel sorriso. Ok? Quindi possiamo ribaltare la foto, girarla così, 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 vedete? Oppure ripristina, vedete così e ripristina. Andiamo avanti. Vediamo, ti fa fare il pennello. Se selezioniamo qua sul pennello, ti dà la possibilità di mettere il sole. Vediamo che succede. Oh, ti è bella. Poi mettiamo sul sole, vediamo. Poi ci sta il pennello, la grandezza del pennello. Mettiamo una grandezza media così.
e vediamo, facciamo così, le facciamo così. Chi è? Eccolo. Se poi invece andiamo a vedere sul colore, questo è bianco, mettiamo un colore così, rosso. Oh, ingrandiamo un po' il pennello, vediamo che succede, facciamo così. A posto. Bello, bello, mi piace proprio. Se invece con la gomma invece andiamo semplicemente a cancellare, ok? Selezionando la grandezza della gomma, possiamo anche metterla più grande e facciamo una cancellazione più grande. Perché va che bello. Oh, bello, così. Ci piace, cancelliamo così. Testo, possiamo scrivere qualcosa, scriviamo ciao cari, ok? Messo sta cosa così, modifichiamo, possiamo modificare il colore, mettiamola così, ci piace. Possiamo mettere tutto a destra, tutto a sinistra o centrale. Lo sfondo, cambiamo anche lo sfondo, possiamo mettere anche color cielo di sfondo e vediamo ingrandirlo anche, vediamo se ci riesco a ingrandirlo. Vedete sta cosa così? Vediamo. Così, ciao cari. E lo possiamo vedere. Poi filtri, andiamo nei filtri e filtri, ci sono vari filtri. Attivo, vari filtri così, vedete? Ok, e ci stanno i vari filtri così, vabbè. Mettiamo filtri luce, filtri contrasto, filtri in scala. Qua vi sbizzarrite alla grande, ragazzi. Emoji, ci possiamo mettere anche un emoji e ci mettiamo sta emoji così qua sopra. A posto, proprio abbiamo fatto proprio Airtris, diciamo. Ok, quindi andiamo avanti, no, questa indietro. Ok, andiamo avanti. Che succede andando avanti? Vedi, vi dice di mettere descrizione. Scriviamo ciao cari. Ok, quindi mettiamo il tag menzioni, o se le menzioni possiamo scegliere chi menzionare dentro alla foto, ok, in questo caso non c'ho nessuno da menzionare, oppure lo tsunami, io lo pubblico nello tsunami creator, ok? Qua potete metterci anche altri tsunami che più ve pare, insomma, vedi, cosplay italiani, mettiamo altri vari tsunami così a caso, diciamo, tanto ora YouTube, ok. Poi selezioniamo ok. Cosa importante è di mettere tsunami, questo qua in basso che vedete, vedi, nessuno tsunami selezionato, ok? In questo caso, quando selezionate lo tsunami qua sotto, questa foto o il post o il video, quel che sia, lo potete, verrà automaticamente pubblicato nello tsunami che voi avete scelto. In questo caso io metto tsunami creator, ok, possiamo selezionare se lasciarlo permanente, 6 ore, 12, 24, 48 ore, tipo le storie che siamo abituati, ok, io metto questo qua, lo lascio per 6 ore, ok, mettiamo 6 ore, poi lo pubblichiamo, vediamo, sta pubblicando, e sta pubblicando. Il tuo post sta caricando, per favore aspetta, sì, va un po' lento perché raga è nato da poco, raga, cioè è nato tipo a dicembre 2020, quindi raga un annetto, e parlando con gli sviluppatori mi hanno detto che comunque è sempre in continuo aggiornamento per avere nuove funzioni, ok ragazzi? Quindi potete anche caricare foto direttamente dalla vostra galleria, per esempio. Quindi selezionando qua in basso a sinistra possiamo selezionare la foto delle la foto che ci sta in galleria. Ok, mettiamo sto bel faccione qua, sta immagine mia così, vedi, e ti fa selezionare la grandezza che più ci piace. Va che bello. Aumentiamo un po' di più così. Bello. Ci piace. Mettiamo così, va che bello, e quindi così, e poi è stessa cosa di prima, ok? Andiamo indietro, qua già arrivano i primi like alla foto, una foto di prova, però già ci stanno i like, visto raga, è molto, molto attivo questo social, è molto attivo, e ci piace così ragazzi, quindi... Come dicevo, possiamo caricare anche un video, fare un video, giriamo la fotocamera e facciamo il video così in diretta proprio, diciamo.
Ciao cari, questo è un video di prova per il mio canale YouTube dove parlerò domani di Waveful. Seguitemi tutti sul canale Kiwir. Ciao cari! E quindi, e andrà pubblicato così. Oh. In questo caso vediamo, si può tagliare la grandezza? No, la grandezza è questa, la grandezza rimane come la fate nel video, ok? Quindi mettiamo sempre descrizione, scriviamo video test canale YouTube, ok ragazzi? Quindi mettiamo un tag, creator, poi mettiamo ok, qua il video sta caricando, mettiamo lo tsunami creator, ok, mettiamo sempre il timer di 6 ore, quindi è molto, quindi se andate oggi che state vedendo questo video non lo troverete più, ok, perché è un video di prova, raga, andiamo su, video prova. Quindi io di solito uso sempre video, foto e video messi sempre permanenti, però per stavolta faccio il timer, ok? Però può essere usato in vari motivi, vari altri motivi, occasioni, stavo fatto del timer che ci piace, ok? Quindi andiamo in pubblicazione e lo pubblichiamo, ok? Oh, e sta caricando il video, ok ragazzi? Quindi sta caricando, vediamo se carica. Si sta caricando, ci vuole un po' di tempo, però sta caricando, diciamo, molto. Ok, e carica a posto, vedi. Poi l'altra cosa, se sei timido e non ti piace fatte vedere la faccia, poi sei un tipo un doppiatore, cioè, ti piace doppiare la roba così, fai il podcast, ragazzi, sai, guarda. Mentre parlo, vedi, ci stanno le onde che vedi e aumentano tutto così. Che figata! Sesta figata, ragazzi! Cioè, proprio rivoluzionaria quest'app. Facciamo una prova, ok? Una prova. Ciao cari, questo è un video di prova per il mio canale YouTube dove parlerò di Waveful. Seguitemi tutti sul mio canale Kiwir. Ciao cari! Ok, è stessa cosa, audio test YouTube, ok, creator, però mettiamo anche il mio canale YouTube, mettiamo in basso, apriamo il mio canale YouTube e scusa, fammi condividere, mettiamo il link, fatti, faccio vedere come si fa il link, ok, quindi mio canale, mettiamo i tre puntini, condividi, copia link, ok, quindi andiamo qua e mettiamo aggiungi link. Questo, in questa parte, come tutte le altre parti, insomma, delle pubblicazioni, qui aggiungi, cliccando qua in alto a fianco al tag ci sta questa cosa qua, vedi, aggiungi link, e qua ci mettiamo, tieni premuto, incolla, e ci abbiamo aggiunto il mio link YouTube, ok, quindi fatto così, descrizione, aggiungiamo lo tsunami e mettiamo creator sempre così, ok, andiamo in pubblicazione e ora sta pubblicando, ok, andiamo a vedere che il tuo post sta caricando. Ah, non ho messo il timer, però o sbaglio, già non ho messo il timer, poco male, vabbè, non ci ho pensato. Invece qua, come ho detto, qua potete andare a caricare l'immagine da una galleria, ok? Quindi ragazzi, questa è un'app fantastica, è proprio l'app rivoluzionaria, è un'app proprio che ci voleva, insomma. A poco, credo di aver detto tutto, credo. Vabbè, a posto così. Ah, e quasi dimenticavo, questa una piccola chicca. Quando mettete il segui a qualcuno e poi le arriva la notifica, giustamente, dopo un po', se vedete che questa persona ancora non vi ha messo il segui, che potete fare? Potete togliere il segui, aspettare 5-6 minuti, il tempo di far refreshare in automatico la pagina, diciamo, e glielo potete rimettere in maniera che la notifica del segui venga una seconda volta.
e così una terza, e così una quarta, e così una quinta, e così va sempre. Insomma, le notifiche dei segui e anche dei like arrivano sempre ripetutamente, ok? A differenza di altri social, quindi altra figata. Quindi questa è una piccola chicca, una piccola cosina così. E niente ragazzi, quindi vi avete visto questa app, questo nuovo social che è un social proprio rivoluzionario, ragazzi, è fantastico. Quindi, conclusioni finali, conviene scaricarlo? Sì, perché raga, è un'app nuovissima, è proprio un'app fantastica. Conviene postarci foto, starci dietro così? Sì, ragazzi, sì, è proprio la ventata di freschezza social che ci voleva. Ah, cosa che non vi ho detto, che come avete visto, tipo a fianco ai follower ci sono i like. I like non vengono aggiornati immediatamente come succede su altri social, ma vengono aggiornati ogni 24 ore. E questa, ragazzi, è l'ottava figata, perché questa, almeno a mio parere, è una cosa fantastica, perché evita di stare sempre là dietro attaccato a vedere quanti like sto facendo, quante cose, proprio te fai una cosa, una fissa, te fai così. Invece no, scialla, ragazzi, stai tranquillo. Pubblica, divertiti, fai quello che ti pare. Domani vedi i risultati e domani pubblichi. Pubblicherai meglio, pubblicherai cose che ti piacciono. Pubblichi, vai tranquillo, ragazzi. Scialla, non stare attaccato dietro ai like proprio così, tipo malattia così proprio. Quindi, raga, state tranquilli, raga, è figa. Questa è una bellissima cosa. Quindi questa è proprio un'altra rivoluzione, non una figata, non so quante ne sono arrivate a dire. È bellissima, fantastica. Quindi, se volete scaricarvi l'app, raga, non fate i boomer. Non fate i boomer di ma se sono già Instagram, e stanno già le altre app così. Provala, raga, prova, vedi che ti piace. Prova, devi pro nella vita bisogna provare tutto. Voi provate pure questa app e vedrai che ti piace. Non fate i boomer, ragazzi, abbiate la mente aperta. E poi io spero che quest'app non sia un fuoco di paglia, nel senso che altre app, tipo altre app che non so se vi ricordate, Snapchat, vecchissima app, ebbe un boom all'inizio, vi ricordate? Però qualche mese, tipo un annetto anche, ebbe un boom, poi pian piano è andata a decadere, diciamo. Spero che questa app non faccia lo stesso. Anche altre app che sono esistite, tipo anche MySpace ebbe un grosso boom, poi è andata decadendo. Spero che questa app non faccia lo stesso, perché sarebbe veramente un grande peccato, perché ha parecchie potenzialità. Ha parecchie potenzialità ed essendo anche e ha molte funzionalità rivoluzionarie, come avete po visto poco fa. Quindi il mio giudizio personale, riferito agli sviluppatori, è non fatela decadere, tenete duro, continuate sempre a fare aggiornamenti ripetutamente, sempre più variegati, più sfiziosi, che possono mettere curiosità e magari più interazione, perché così magari continua ad avere un buon cosaro. Vabbè, io non sono un programmatore, non sono uno sviluppatore, e quindi è solo un mio parere personale. Quindi non è che sto a fare una critica, ma anzi, cioè per me magari lo supera Instagram, che è un po' se siamo rotti. Un po' di quei social così vecchi, diciamola tutta, hanno fatto il loro tempo. Namo, ci vuole cose nuove, ci vogliono. E questa app ha tutte le carte in tavola per poterla sbaragliare proprio e diventare magari l'app principale di questo social, dice, del mondo social, diciamo. Può essere una buonissima app, ha parecchie potenzialità. Quindi forza ragazzi, forza, mettetecela tutta. Quindi ragazzi, secondo me hanno fatto, e poi italiana, che è italiana, raga, ma che cazzo vuoi di più? Una volta tanto che in Italia facciamo una cosa bella
Raga, diciamolo, anche perché quest'app, anche se è nata da un annetto più o meno, sta crescendo molto rapidamente, hanno superato i 30.000 utenti, che sì, lo so che so pochi, ma sta crescendo molto rapidamente anche all'estero, oltre che in Italia. Questo perché? Perché Mark Zuckerberg qualche settimana fa ha velatamente minacciato di chiudere Instagram, Facebook e WhatsApp se l'Unione Europea ancora gli rompe le palle per via dei dati che vanno all'estero. E qua ha detto, se ancora proprio papale, si è detto, se mi rompete ancora le palle che i dati vanno all'estero, prendo e chiudo tutto. Che famo? Che se andiamo su Waveful, se ne andiamo, cioè semplice, no? Quindi chi chiuderà Instagram o che non chiuderà Instagram, raga, secondo me questa app, se qualche altra miglioria man mano che arriva, qualche altra miglioria, qualche altro aggiornamento, raga, ha le grandi potenzialità di superare Instagram. Infatti, come potete vedere qui da questo grafico, sta, raga, al quinto posto sui social di scaricamento. Infatti, se vedete, TikTok sta in discesa, perché ormai TikTok ce l'hanno tutti. TikTok sta in discesa nei download, mentre piano piano sta salendo la cima delle classifiche sui download. Quindi, raga, sta a batte terreno st'app, sta una bella forte stanna. Quindi scaricatevi quest'app, da qua sotto c'è anche il link di invito, così vi fate pure invitate direttamente senza che andate a cercare sull'app, cliccate da questo link e state a posto, ragazzi. Dai, quindi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao cari!